Ciao a tutti ragazzi, sono Kendall e benvenuti in questo nuovissimo video della vita in città. Come vedete ho la bellezza di 38 livelli perché ho deciso di farmare per tantissimo tempo nel Nether. Così ogni volta non devo sempre fare avanti e indietro. Siamo messi bene per qualche giorno. E non solo, ho anche trovato un nuovo libro, Immortalità. Ma non ho uno scudo, quindi devo assolutamente andare da Steffefera a farmi dare uno scudo. E non solo, oggi ragazzi tantissime cose. Prima di tutto riprendiamoci il borsellino che avevo messo lì per non spendere i miei soldi. Lo so ragazzi, sto cercando di essere il più possibile pacato nelle mie spese. Allora, trasformiamo tutto questo in bronzo per il semplice fatto che devo andare a comprare immediatamente tantissimo cibo da Mark, visto che c'è una nuova missione di grado A da affrontare. Come ben sapete, ho bisogno delle missioni, visto che sono letteralmente povero. Queste due monete d'oro non le contate perché le dobbiamo dare per la gilda, quindi io non ho niente al momento. Sono un nullatenente. E ho bisogno di far soldi per poi avere l'armatura finale per uccidere il Cosmic Find. Uccidendo il Cosmic Find, mi torneranno i poteri magici. E vi posso assicurare che poteri magici più spada velenosa con aura della spada P e io divento letteralmente la creatura più potente dell'universo. Allora, innanzitutto andiamo a comprare del cibo da Mark, perché vabbè, no, lui non c'è mai, quindi non posso neanche commissionarglielo. Lo vado a prendere direttamente io, è sempre in ritardo quell'uomo. Allora, prendiamoci sicuramente dei pancake perché sono i migliori. Dopo che cosa mi posso prendere? Adesso mi farebbe anche comodo prendere i cibi quelli con forza. Prendiamo qualche altro pancake, che questi sono molto molto utili, dai. 16 pancake secondo voi mi bastano? No, aspetta, dai, spendiamo qualche altra moneta. Ragazzi, non posso rischiare di morire. Allora, quasi quasi uno di questo me lo prenderei, anche perché se non mi ricordo male. Ah no, pensavo desse forza. Ok, non dà forza. Continuiamo con i pancake. Basta, 25 sono abbastanza. Adesso direi che devo andare da Steffefere per farmi fare uno scudo, così da potergli mettere l'incantesimo immortalità. Fondamentale. L'ultima volta, ragazzi, l'abbiamo bruciato per colpa di un mostro. E non posso andare lì senza quello scudo. Cioè, perché significa che altrimenti rischierei la morte. Andiamogli a dare un po' di fastidio. Vediamo quanto me lo fanno pagare. Ecco lì, li vedo. Pronto? C'è nessuno? Fanno di volta! È venuta la paura, aiuto! Salve! Ma perché mi spaventate? Ormai lo sapete, sono io! Quando bussate, bussano. Fa paura! Fa paura, è horror! Cosa c'è? Mi serve uno scudo! Sì, lo sai perché ne abbiamo già parlato? Wow, già pronto! Come nei programmi di cucina! Ti devo dire anche un'altra cosa! Dimmi! Intanto dimmi quanto vuoi! Aspetta, facciamo così. Fai tipo 5 monete, dai. Ok, perfetto. Andiamo bassi. Vedi? 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 Due? Puoi dire quante ne hai in mano? 5. Ma come 5? 5. Sai quante ne hai in mano? Quante? 5. Ok, i prezzi si abbassano tantissimo. Voi sapete quante me ne sono riuscite di quelle due che ho comprato l'altra volta? Ok. 0. Davvero? Bene, tutte e due. 50 monete d'argento bruciate proprio. Ok, comunque sappi che appena avrai un po' di soldi potrai lasciare perché... Scusa, mi hai 10. Appena chiamato povero? Un pochino. Dai, ho 12 monete d'oro. Sì, facciamo così, al momento io non le compro. Ok. Perché veramente non ho nulla. Però devo andare in missione, quindi mi farò un po' di soldini e poi vediamo. Ok. Da dare alla gilda, quindi tornerà povero. Esatto, perfetto. Vabbè, ciao ragazzi, ciao, grazie mille. Ciao. Cioè, ne hanno già più di 10. Allora, il prezzo delle pietre delle anime sicuramente adesso si abbassa. Resta il fatto che molto probabilmente a me ne serviranno una trentina in totale. Cioè, l'avete visto? Ne ho comprate due, tutte e due fallite. Chi mi dice che d'ora in poi andranno tutte quante con successo? Nessuno. Allora, scudo di diamante. Mettiamogli subitissimo un bel immortalità. Non mi servono altri incantesimi. Questo qua va più che bene. Posiamo i nostri soldi rimasti. Anzi, sapete cosa? Io quasi quasi farei direttamente così. Ecco. E direi che adesso si può andare a Teldrassil a prendere la nuova missione. Ho un po' di paura perché sta diventando sempre più difficile fare le missioni, visto che diventiamo sempre più forti. E quindi spero di riuscire a reggerla. Tecnicamente dovrei. Cosa vogliono? Ce l'hanno con me? Dove vanno? Vanno a casa mia. Credo stiano andando a comprare qualcosa. Soldi per me. Altro che povero, Steph. Altro che povero. Ok, scherzi a parte, andiamo a Teldrassil. Come ben sapete, io sono livello avventuriero 50. E ci sono arrivato soltanto per prendermi la ricompensa del livello 50, in realtà. E vediamo quanti gradi avventuriero possiamo fare con questa missione di ora. Ok, eccola qua. Il tempio dell'imperatore. Cosa? Mi prendi in giro? Il tempio del deserto è stato maledetto. Ragazzi, se vedete che mancano gli accenti è perché altrimenti non fa fare la missione. Quindi, uccidi tutti i mossi, rompi tutti gli spawner, trova il gioiello dell'imperatore. Ok. Chi cavolo è questo imperatore che si spaccia per me? Ciao, Mark. Qual buon vento. Mark, sempre in ritardo.
Ok, ok, il tempio dell'imperatore, ragazzi. Secondo voi siamo abbastanza potenti per sconfiggere un imperatore? Ma certo che sì, che domande. L'unica cosa che mi preoccupa è il cibo, ma non troppo. Comunque 25 pancake non sono pochi, ragazzi, considerato che ho anche la mela d'oro OP, ho anche questi che danno forza. Dovrei farcela. Se utilizzo bene lo scudo dovrei farcela, sì sì sì. Beh, allora si va, andiamo in missione. Tempio imperiale. Porca miseria. Ok, siamo nel bel mezzo del deserto. Wow, che figata. Ok, mi piace. Facciamo molta, molta attenzione. Ecco, perfetto. Già vedo... No, vabbè, non puoi mettermi una bestia così di fronte davanti. Wow! Ok. Iniziamo malissimo. Mi è sputato del veleno, sto schifoso. Muori. Muori subito. Oh, no, 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 no. No, no. Porca miseria, ragazzi. Allora, devo fare molta attenzione. Ecco, iniziamo proprio male, male, male. Cerchiamo di risalire. All'incantesimo... Wow, wow, chi è? Allora, non voglio utilizzare aura della spada ancora. No, 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 su di lui non la posso utilizzare mai. Oh, ma quanto corre, ma va velocissimo. Muori. Ok, mi ha dato un libro. Fermo, fermo, maledetto col veleno. Ok, devo entrare, devo entrare e devo rompere gli spawner. Aura della spada. Muori, quanti sono gli spawner? Ma stai scherzando? Stai scherzando? Ok, già sti... No, scappa, scappa. Oh mio Dio. Mi ha paralizzato, non riesco a muovermi. Uno dei suoi incantesimi è quello della paralisi. Ecco, perfetto, pure i blaze. No, 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 si mette male. Oh cavolo, oh cavolo, oh cavolo, oh cavolo. Oh cavolo. Porca miseria, quanto è forte. Scappa, 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 scappa. Mangia il pancake. Scudo, 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 scudo. Scudo, attacca, scudo, attacca, scudo. Oh mio Dio. Raga, me la vedo brutta qua, me la vedo bruttissima. Ha rotto tutte le ceste. Mi servono delle mele d'oro. Oh mio Dio. Corri, corri, corri. Mi ha paralizzato. No, 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 ragazzi, è troppo forte. È troppo forte sto bestione. Aura della spada, dai. Attivati, maledetta. Ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio. Ce la faccio, ce la faccio, è morto. Oh mio Dio, ho rischiato tantissimo. Mi ha dato due libri, che mi ha dato? Pietra preziosa, ok, ok, non mi interessa. Ha rotto tutto. Ok, mele d'oro, le mele d'oro mi servono. Rompi gli spawner immediatamente. Poi cercherò di prendere le altre cose. Porca miseria, se me la sono vista brutta con quel coso. Muori. Aia. No, 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 no. Aiuto. Allora, le cose extra le mettiamo qua. Via. Maledizione, fate i bravi, fate i bravi. Muori tu. E smettila di avvelenarmi. Aiuto. Ah, ma quanti siete? Devo rompere questi spawner. Devo rompere questi maledetti spawner. Via. Via. Muori. Rompi questo. Rimori. Oh, cavolo, cavolo. Fermi. Sono tutto quanto avvelenato. Mangia il pancake. Come faccio a prenderli a distanza? Stupidi blaze dei miei stivali. Sapete quanti ne ho ammazzati di voi nel Nether? Rompi. Muori. E muori. Pancake, pancake. Ok. Morto. Bene. Rompiamo intanto tutti questi. Così abbiamo via libera almeno nella prima stanza. Muori. Mi devo svuotare l'inventario. Tutte le cose inutili buttiamole. Fire Aspect 2, ottimo. Questo via. Questo via. Ma che cosa vuoi tu? No. Fate i bravi. Fate i bravi. Rompilo, rompilo, rompilo. Ok. No, 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 col cavolo i phantom. Muori pure tu. Bene. Alle ceste, ragazzi, ci penseremo dopo, con calma. Togli sto spawner. E anche questo. Questo non me ne faccio nulla, via. Ma quanti cavolo sono? Magnate il pancake, magnate il pancake. Quanto dura sto veleno? Dovrebbe essere finito. Oh, no, 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 no. Ok, facciamo i bravi, facciamo i bravi, va bene? Stop. Aura della spada. Scudo. Morite tutti quanti, morite. Rompi lo spawner. Muori, muori, muori. E muori. Oh, ma quanti cavolo siete? E perché non va via l'effetto del veleno? Ce l'ho costantemente addosso. Allora, sono pieno di libri. Sharpness 5. Oh mio Dio. Prima che lo butto, mettiamolo qua. Ok, c'è un'altra stanza. Blaze dei miei stivali. Beh, sì, quanti sono? No, 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 non scherziamo. Wow, oh mio Dio. Che è l'inferno. Ok, scudo, scudo su, scudo su e non mi possono fare nulla. No, 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 sono troppi, sono troppi, sono troppi. Devo riuscire a farne venire alcuni qua. Così li ammazzo uno a uno. E tu che cosa cavolo sei? Perché ci sono dei lupi? Dai, seguitemi. Venite, forza. Aura della spada. Con aura li ammazzo uno a uno. Devo rompere gli spawner. Ma ragazzi, ma è l'inferno. È letteralmente l'inferno. Oddio, non ci capisco niente. Ammazziamone il più possibile e rompi gli spawner. Rompi gli spawner. Devo tankare i colpi. No, 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 no. Pancake. Si mette male. L'armatura. Tutto ok. Se rompo gli spawner non possono rinascere. È la mia unica chance di vittoria. Rompiamone quanti più possibili. Aiuto. Ok, pancake. Mio Dio, non l'avrei mai detto che era così difficile sta missione. Ho rischiato di morire tre volte. Dai. Rompilo. Mannaggia quello col veleno. Rompilo.
Ok, ce la faccio, li tanco, Guardate quanti libri per terra. Nasconditi, nasconditi. E mangia. Ok, mi mangio pure una mela d'oro. E si torna all'azione. Rompi lo spawner, dai, veloce. Ce ne sono altri? Aura della spada. E siete tutti quanti morti. Ok, credo di aver liberato questa stanza. Santo cielo, ragazzi, è stato un inferno. Meno male che ho comprato tanti pancake. Allora, i libri inutili li devo buttare. Questo è ottimo. Questo è un libro finale, mi potrebbe servire. Dannazione, ho bisogno di spazio. Buttiamo tutto ciò che al momento non mi serve. Le frecce, questo. La pala, tanto poi me la faccio ricraftare. Questo, questo, ok. I barili, via. Oh, altro barile. Wow! Ok, grazie. Oh, blocco d'oro. Vieni subito qua da me. Prendiamo tutto quanto il loot, ragazzi. Siamo a 43 livelli. Mamma mia! Ne valeva tantissimo la pena fare questa missione. Ok, controlliamo al volo i libri. Se sono inutili si buttano. Soul focus, via. Infinità, questo è ottimo. Ho finito? Ho liberato tutto il dungeon. Allora, intanto quello me lo piglio. Forse è questo il gioiello. Ok. È questo il gioiello, secondo voi? No! È caduto qualcosa! È questo il gioiello! Una stella del Nether! Aspetta, buttiamo... Che cavolo butto? Buttiamo questo. Ok, ho trovato il gioiello dell'imperatore. E c'ho anche un blocco di smeraldo. Allora, trasformiamolo in smeraldini, così abbiamo spazio. Via, tutta sta roba non mi serve assolutamente a niente. Questo trasformiamolo in oro. Ma ho finito la missione? Aspetta un attimo, perché però qua è chiuso e là invece era aperto? Ecco perché. Maledizione. No, 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 non di nuovo, non di nuovo, non di nuovo. Lui può rompere i blocchi, ragazzi. Come faccio a ucciderlo? Allora, aura della spada subito. Entriamo e tanchiamolo. Muori, maledetto. Oh mio Dio, ho distrutto tutto. Muori. Muori, ho detto. Muoviti. Ok, morto. Via, 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 si deve rompere lo spawner, subito. Rompi, 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 rompi. Ok. Me lo sono vista brutta, potenzialmente. Ragazzi, cioè, wow. Ne valeva troppo la pena fare questa missione. E c'è anche il blocco d'oro. Grazie. C'è qualche altra cassa? Sì. Piglia subito. Ma stai scherzando? Via, via, via. Wow, wow. Stupendo. Qua? Ho visto. No, non ho neanche visto questa. Sono ricchissimo. Ok, le ho prese tutte. Credo di sì. Questa l'ho presa? No. Cioè, vabbè. Meraviglioso, ragazzi. Meraviglioso. Neanche questo ho preso ancora. Morite. Oh. Prima che si riempi di nuovo tutto quanto di mostri, me ne devo andare. Allora, questa non l'avevo presa, prendiamola. Mettiamo l'oro qua dentro. Monete d'argento, moneta di bronzo. Piglia tutto, piglia tutto. Diamante, sì, altra cesta. Beh, è stata difficile questa missione. Mi merito tutto questo bottino. Basta. Credo di aver finito. C'è un'altra, ma questa l'ho presa, no? No, non l'avevo presa. Oh, maledetto. Ok, ok. Missione completata. Beh, ho rischiato la vita un 2-3 volte, ma di brutto pure. Soprattutto contro quella bestiaccia all'inizio. Ma direi che ne è valsa la pena. Missione completata. 55 monete d'argento, un botto di diamanti e tanti libri. Ritorno a casa vittoriosi. Con 44 livelli, me ne sono accorto soltanto adesso. Fairy Kingdom. Ok, lo scudo per fortuna non si è rotto, quindi lo potremo utilizzare anche per un'altra missione. Livello avventuriero 54. Oh, e io in tutto questo ho trovato anche una stella del Nether. Con questa, ragazzi, possiamo farci il beacon block. Non è da sottovalutare questa cosa, perché potrei darla a Marci per fare il beacon block all'interno della gilda. Ok, siamo ben pieni di cibo, di tesori. Vediamo intanto se Steph e Fairy hanno comprato qualcosa. No? Sì! Grazie! Per caso anche qualche pergamena? No. Ragazzi, oggi è andata alla grande. Allora, fatemi vedere quanti soldi ho adesso. Grazie alla missione, grazie a Steph e Fairy. Oh mio Dio. Mica male, ragazzi. 3 monete d'oro, 33 d'argento e un bel po' di bronzo. Non solo. Ho anche tanti smeraldi, tanto oro, tanto ferro, tanti diamanti. Da mettere tutto quanto qua. Benissimo. E tutti questi libri adesso li posso combinare, visto che ho tantissimi livelli, per finire la missione della gilda. È andata alla grande. Ragazzi, mi raccomando, lasciate un mi piace se volete vedere un altro video della vita in città. Direi che adesso posso anche permettermi qualche pietra delle anime per aumentare aura della spada. Dal vostro Kendall è tutto e noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao!